Sono Sara Norelli, titolare di un salone di acconciatura a Vicenza. Lo Stato ci sta chiedendo di tenere chiuso un altro mese, senza i soldi per poterci sostenere. Ed è questo il vero problema, non ci sono soldi. Lo Stato ci sta chiedendo di chiudere e non di tenere chiuso. Siamo consapevoli che l'ideale sarebbe quella di tenere chiuso e aspettare gli aiuti da parte del governo. Ed è proprio per questo che l'unica opzione che abbiamo è quella di riaprire tutto. Perché chi sta prendendo decisioni per noi non ha la benché minima idea di come stiano le cose realmente. L'abusivismo nel mio settore sta crescendo a causa delle richieste delle clienti che hanno bisogno delle nostre mani, causando comunque danni a livello sanitario. Stanno decidendo il nostro futuro senza sapere chi siamo, come lavoriamo, qual è la nostra marginalità. Un decreto completamente incompatibile con la nostra attività, che ci farà riaprire per poi chiudere definitivamente. Quello che abbiamo davanti è uno scenario agghiacciante, perché molto probabilmente un parrucchiere su tre sarà destinato a chiudere. Ed è quindi un nostro diritto e dovere scendere in piazza e manifestare contro questa decisione presa dal governo. Grazie.